Incontrarsi nel tempo. Ho ricevuto questo messaggio da un amico YouTubers. Ciao, volevo sapere se nell'aldilà dove tu sei stato si possono vivere le emozioni del passato, ossia, se potessi, rivivere gli anni 60 da giovane, poiché allora ero un ragazzino. Sono nato nel 54 e siccome sono convintissimo di quello che hai detto, in quanto il sottoscritto personalmente, pur non avendo mai avuto un distacco cosciente dal corpo fisico dovuto ad incidenti, lo ha avuto all'inizio del proprio cammino terreno all'età di 5 anni. Infatti, ogni notte mi dissociavo da esso e viaggiavo in astrale. Ricordo benissimo quelle sensazioni ed erano meravigliose. Ora ho 61 anni e dopo aver messo, o spero di mettere a posto, le cose della mia vita, possa riabbracciarmi a mio padre e mia madre, che ho perso entrambi in gioventù, mio padre quando avevo 19 anni e mia madre 3 anni dopo. Le testimonianze come la tua mi riempiono di gioia, perché più fonti ci sono e sono simili, più ciò è vero a dispetto della scienza umana, che non potrà mai dimostrare l'esistenza di questi luoghi bellissimi, perché è per adesso molto limitata e arrogante per dimostrare ciò. Sarei felice di avere una tua risposta. Cordialissimi saluti, Leo. Risposta. Caro amico, ti dico subito che non esistono delle leggi che vietino alcunché. Si tratta solo di aver raggiunto un livello di coscienza tale da permetterti di rivivere i momenti passati con i tuoi genitori. E ti dirò di più. Esiste anche la possibilità di tornare indietro nel tempo, incontrare le persone che vuoi in quel periodo e rimanere insieme tutto il tempo che vorrete. Vi racconterete tutto, in un modo così completo che tutto ti sarà chiarito. Ti metteranno al corrente del luogo in cui ti trovi e sapranno guidarti alla consapevolezza non ancora raggiunta sulla terra. Scoprirai una verità che ti sconvolgerà. Sprofonderai nella tristezza più grande che tu abbia mai provato. È solo quando il dolore ti avrà spezzato l'anima, la verità giungerà a te, donandoti una pace immensa. Senza la certezza dell'eternità, la verità limitata dalla coscienza produrrà dolore nel vedere i propri fratelli vivere come delle marionette guidate da non si sa quale legge. Il dubbio ti assalirà, la delusione nel tuo Dio ancora una volta ti condurrà sempre di più nel profondo di te stesso. Il dolore ti farà raggiungere il contatto con l'infinito e lì, in quella dimensione, sentirai l'amore divino.
e capirai che ogni cosa nasce dall'amore per l'amore e che a tutto vi è una spiegazione giusta. E quando parlo di spiegazione giusta, intendo quella divina, che comprende tutte le leggi del creato, quelle della materia e quelle dello spirito. Due realtà diverse, ma unite dal continuo alternarsi di spiriti che decidono per loro convenienza di sperimentarsi nella materia per conoscerne le caratteristiche. Il mondo materiale non è conosciuto dagli spiriti. Non sanno che cosa vuol dire avere degli istinti. Le emozioni umane, loro non sanno cosa siano. La gelosia, l'invidia, l'odio e tutte le altre emozioni di tipo materiale, loro non le conoscono. Dio ha creato per noi un fantastico gioco, così incredibilmente perfetto che tutti i partecipanti potranno inventarselo loro stessi. E i giochi si mischieranno giocando ad un solo gioco che tutti li comprende, il gioco dell'esistenza.